complicati, perché spesso noi tendiamo a vivere delle relazioni complicate, spesso tendiamo a complicarci la vita nelle relazioni sentimentali. La dice lunga anche il fatto che una delle tante, diciamo, possibilità di stati di Facebook a livello sentimentale è relazione complicata, il che significa che non è un'eccezione fondamentalmente. Le statistiche di Facebook comunque lo affermano. Se diciamo un social che ha scannerizzato praticamente tutti i comportamenti delle persone, perché a livello statistico Facebook ha rilevato un sacco di dati sulle informazioni delle persone, con non so quanti miliardi, più di un miliardo comunque credo, di persone che hanno un profilo Facebook, mettere appunto relazione complicata ed andare a vedere poi che tra i vari profili la percentuale di persone che dichiara spontaneamente di vivere una relazione complicata è elevata, significa che non è un'eccezione ma è la regola. Quindi a questo punto diventa interessante capire come fare a gestire le relazioni complicate. Saluto Mary che mi sta salutando, ciao Mary, e anche Marcella. Quindi gestire le relazioni complicate diventa un must, diciamo, nella vita quotidiana, perché di relazioni semplici non ce ne sono poche, diciamo, fondamentalmente. Ora, intanto la cosa interessante è perché viviamo delle relazioni complicate e non delle relazioni semplici, perché tutto sommato da un certo punto di vista sarebbe molto più appagante vivere una relazione semplice in cui c'è, quando è che una relazione semplice? Quando c'è uno scambio, saluto anche Annabella, quando c'è uno scambio reciproco che potrebbe anche in alcuni casi, diciamo, oscillare con qualche alto, qualche basso, ma fondamentalmente c'è una fiducia reciproca e ognuno è consapevole, diciamo, dell'interesse dell'altra persona, fondamentalmente, dell'amore dell'altra persona. Allora la relazione diventa semplice. Diventa complicata quando non siamo sicuri. Oh, Davide, questa volta ti becco in diretta, ciao Davide. Quando non siamo sicuri del fatto, cioè quando non siamo sicuri di cosa prova l'altra persona per noi, fondamentalmente. Perché nel momento in cui noi acquisiamo la sicurezza che l'altra persona ci ama, è coinvolta con noi, e siamo in grado di dare la stessa sicurezza all'altra persona, la relazione diventa semplice. Perché subentra un meccanismo fondamentale che dovrebbe essere una costante nelle relazioni di coppia, ma in realtà non si verifica quasi mai, che è la fiducia reciproca. Perché se c'è fiducia reciproca, ad esempio, viene meno la gelosia. La gelosia è uno dei fattori che rende complicata una relazione. Ora, se ci soffermiamo un attimo a pensare alla gelosia, ad esempio, spesso la gelosia è un fattore mentale che noi abbiamo dentro, che andiamo a proiettare sull'altra persona, è una nostra paura, perché la gelosia in cosa si manifesta poi? Si manifesta nella paura di perdere l'altra persona. Ora, qualora l'altra persona ci dia manifestazioni sicure, diciamo, di tradimento, ad esempio, o non ci dia garanzie, allora a quel punto lì, se noi restiamo dentro quella relazione, è perché siamo noi che vogliamo complicarci la vita, fondamentalmente. Quindi ci sono diverse possibilità, cioè le relazioni possono essere complicate per diversi motivi. In primis, diventano complicate per un nostro limite mentale, una nostra paura, per cui, e le paure quali sono? Le paure sono fondamentalmente la paura di perdere l'altra persona, la paura che l'altra persona non possa, diciamo, corrispondere alle nostre aspettative, quindi magari tradirci, essere infedele, eccetera, e non avere conferme, fondamentalmente. Oppure una relazione può essere complicata quando è presente un antagonista. Questo antagonista può essere di tipo presunto, diciamo, nel senso che ho il timore che esista, ma non, di fatto non ne sono sicuro,
Però ci sono certi segnali per cui mi fanno intendere che potrebbe esserci, ad esempio, una cosa classica, ho spiato, diciamo così, dei messaggi, grazie Davide, ho spiato dei messaggi sul cellulare e ho scoperto che chatta con N amiche o con N amici, oppure ancora peggio chatta solo con uno, perché come dire, quando uno chatta con tanti vuol dire che in realtà non ne frega una mazza di nessuno, no? Perché, ma quando invece è concentrato su una persona, quello diventa un antagonista, è sempre, come dire, un antagonista virtuale, che però potrebbe anche diventare reale. E poi noi, più che il tradimento fisico, sembra strano, ma le persone temono il tradimento mentale, cioè il fatto che il compagno o la compagna possa essere mentalmente coinvolto da qualcun altro. Questo è quello che le persone veramente temono di più ed è quello che rende la relazione, il rapporto veramente complicato. E questo però e questo non fa sì che noi chiudiamo la relazione, anzi spesso se la relazione diventa complicata andiamo a infognarci, diciamo così, nella complicazione e non siamo in grado di venire fuori, o perlomeno di ribaltare un po' la situazione. E l'ideale sarebbe però, diciamo, avere la capacità di gestire noi la relazione e aver superato mentalmente le paure, perché queste paure sono ciò che ci distruggono la vita, perché per magari un momento di piacere passato con una persona abbiamo poi, che ne so, giorni di paura. Soprattutto questo si verifica ad esempio se ci sono relazioni a distanza, quando non c'è ad esempio la possibilità di avere il controllo dell'altra persona. Allora in questi casi diventa tutto veramente logorante se non riusciamo a fare chiarezza dentro noi stessi. Diventa tutto veramente logorante perché se l'altra persona non è, come dire, sotto controllo, tra virgolette, perché magari abita in un'altra città, è lontana, eccetera, noi viviamo queste paure, andremo a torturarci fondamentalmente. Come una tortura cinese che goccia dopo goccia ci distrugge. Quindi in questi casi è necessario lavorare su se stessi, non c'è altro modo. Quando gli antagonisti sono presunti, cioè noi li presumiamo, quando gli antagonisti crediamo che esistano, in realtà degli antagonisti esistono sempre, di questo dobbiamo rendercene conto, questo è un dato di fatto. O diciamo la tua fidanzata, per farci un esempio femminile, è come la figlia di Fantozzi, e allora sei tranquillo che gli antagonisti non ce ne sono, o nell'esempio maschile, che ne so, Fantozzi, fare un esempio, e allora dici sicuramente non ci sono antagonisti, ma qualcuno fa anche questa scelta, e poi sentimentale, la scelta di prendersi un cesso mostruoso in tutti i sensi, perché almeno non vuole nessun altro e sono tranquillo, sono tranquilla. Ma se viviamo con una persona, cioè normale, che interagisce in società, è evidente che ci saranno degli intrecci con altre persone. Quindi perché è impossibile che senza peccato scagli la prima pietra? Chi è che non ha mai, anche se fidanzato o fidanzata, sposato o sposata, chattato con qualcuno, provato un interesse extra, diciamo, coniugale, provato, che ne so, un'attrazione particolare, magari anche fatto qualche cosa, diciamo, da un certo punto di vista? È difficile che accada. Purtroppo l'essere umano da un certo punto di vista è fatto in questo modo, sia uomo che donna, e va sempre alla ricerca costantemente di emozioni. Quindi se diciamo, noi iniziamo a correre dietro ai fantasmi, di fantasmi ne troveremo. Se andiamo a cercare il pelo nell'uovo, sto pelo lo troveremo, perché nessuno è immune, cioè siamo tutti esseri umani, siamo tutte creature da un certo punto di vista fragili e nessuno è immune da delle tentazioni. D'altra parte è la tentazione che, come dire, è la tentazione che dà fiducia. Una persona che non viene tentata, boh, non sai mai se potrà fare una scelta o l'altra. Invece quando c'è la tentazione, se
sceglie te e perché comunque hai saputo acquisire potenziale nel tempo. Invece molte persone hanno paura e quindi cercano di controllare. Cercano di controllare, se potessero metterebbero un microchip sottocutaneo per sapere costantemente cosa sta facendo l'altra persona, no? Rendendosi conto che più cerchiamo di controllare un'altra persona, più questa tenderà a sfuggire al nostro controllo. Più questa persona tenderà a cercare delle situazioni extra, a viversi delle emozioni extra, perché il controllo ha un grosso difetto, che comprime l'emotività. E allora, ogni volta che noi cerchiamo. E poi il controllo ha un'altra caratteristica, che è un'azione coercitiva, perché io ti controllo di fatto attraverso una coercizione. Insomma, se ti telefono ogni 5 minuti per sapere dove sei, cosa stai facendo, è perché di fatto non mi sto fidando di te, è perché di fatto voglio controllare. Allora, la regola generale è che ad ogni coercizione, potremmo definire un nuovo teorema, diciamo, dell'amore che mi sta venendo in questo momento, che è similare a, diciamo, ad ogni azione corrisponde una reazione uguale contraria. Potremmo dire che a ogni coercizione corrisponde una compulsione uguale e contraria. Cioè, nel momento in cui noi cerchiamo di mettere in atto una coercizione, ad esempio controllando il cellulare, controllando il profilo Facebook, incazzandosi se l'altra persona, che ne so, ti sei sempre online su Facebook, su WhatsApp, e con chi messaggi, e come mai sei sempre online. E qua ogni volta che mi collego ti vedo sempre online. E insomma, se iniziamo a mettere in atto strategie di questo genere, non dobbiamo poi lamentarci di qualcosa che abbiamo creato noi. Perché buongiorno Kate, perché abbiamo come se avessimo spinto noi e l'altra persona a tradirci. E questo, tra l'altro, accade sulle persone insicure. Perché una persona insicura, paradossalmente, se è insicura di quanto vale, se non ha autostima, ha sempre paura che l'altra persona tradisca, quindi la relazione sarà sempre complicata. Se invece riusciamo ad acquisire veramente stima di noi stessi, allora ci passerà questa paura di essere traditi, di essere lasciati, di essere abbandonati. Perché la paura di essere abbandonati, di essere lasciati, di essere traditi è proporzionale alla disistima che abbiamo, cioè meno ci stimiamo, più questa paura aumenta. Più ci stimiamo, più questa paura diminuisce, perché, come dire, se io penso di essere migliore di gli altri, fondamentalmente, non è che devo avere deliri di onnipotenza, però se io ritengo di essere una persona che sa dare amore, di una persona che sa dare stabilità, di una persona che vale, diciamo, non devo avere paura degli altri. Se farà una scelta tutta diversa, tal più potrò pensare, poverina, non sa quello che si è perso. E non avrò neanche paura di non trovare un'altra, perché il problema di fondo, quando ci sono delle relazioni complicate, è che se noi abbiamo bassa stima di noi stessi, cioè crediamo, per usarla la Fantozzi, di essere delle merde, cioè non è che abbiamo un complesso di inferiorità, pensiamo veramente di essere inferiori. Allora scatteranno due meccanismi. Uno, che avremo una paura fottuta, che l'altro come dire, ad ogni angolo di strada può trovare uno migliore di noi. Perché tanto se pensiamo che siamo gli ultimi del carro, diciamo così, è evidente che l'unica nostra possibilità è che quest'altro o quest'altra non incontri nessun altro. Perché se siamo i peggiori, è ovvio che chiunque incontri potrebbe essere migliore di noi. E questa è la prima paura. A cui si aggiunge la seconda paura, perché se pensiamo di non valere un cazzo, penseremo anche che se questa persona qua ci lascia, siamo fottuti, perché, come dire, già ci è andata di culo una volta che siamo riusciti a trovare qualcuno, e figurati se la seconda volta ci può andare di culo, visto le condizioni in cui graviamo. E soprattutto magari dovremo accontentarci di chissà chi. Questo quindi è il primo meccanismo mentale che dobbiamo andare a. È ovvio che ci Scusate l'interruzione wireless. Poi è ovvio che invece ci possono essere delle situazioni oggettivamente complicate. Le situazioni oggettivamente complicate sono quando c'è di mezzo un antagonista reale, fondamentalmente. Quando
sappiamo dare un nome e cognome all'antagonista. E si verifica ogni volta che noi, ad esempio, abbiamo una relazione con una persona impegnata. Ecco, mi dice Davide, c'è stata una piccola interruzione wireless. Ogni volta che noi abbiamo una relazione con una persona impegnata o pseudo-impegnata, perché, come dire, magari con l'ombra sempre di, come dire, dell'ex che gravita o del non ex, diciamo, di qualcuno che sta lì, insomma, sempre magari in relazione tira e molla. Succede molto spesso quando incontriamo qualcuno, ci innamoriamo, ci coinvolgiamo con qualcuno che magari vive delle relazioni di tira e molla con altri. Allora, nel momento del molla, questa persona si rende disponibile verso di noi, nel momento del tira invece si rende meno disponibile. Quindi di fatto che cosa succede? Di fatto succede che noi non abbiamo la certezza di quello che farà l'altra persona. Ogni volta che magari l'altra persona sta dall'altra parte, ci sale il dubbio che cosa magari farà una scelta diversa. Però anche qua non è che si risolve andando questa questione, andando a contrapporsi all'antagonista, a dire non deve darlo, non devi fare perché se lo fai, o l'antagonista può essere il marito, la moglie, ripeto, chiunque, insomma, però una persona reale, fisicamente reale, che esiste, non un'invenzione della nostra mente. Se noi vogliamo stare al gioco, diciamo, e quindi in qualche modo risolvere la situazione a nostro vantaggio, dobbiamo anche qua partire sempre dalla stima in noi stessi, perché dobbiamo diventare degli attrattori, non dei costrittori. E attrarre cosa vuol dire? Beh, vuol dire intanto manifestare quelle che sono le nostre caratteristiche, quelle che sono, ma farlo in modo sciolto, in modo libero. Qua vale un po' la legge, diciamo, se noi riuscissimo a comportarci, con le persone che ci interessano, come ci comportiamo con le persone che non ci interessano, avremmo vita molto più facile. Intanto perché saremmo molto più liberi, diciamo, da un punto di vista mentale, e poi perché riusciremo veramente ad agire in modo migliore. Quindi anche in questo caso dobbiamo sempre partire da noi stessi. Diciamo che la relazione è complicata se noi la rendiamo complicata. È ovvio che vale un po' quello che ho detto in un altro video. Dobbiamo aprirci se dall'altra persona c'è una corrispondenza, il ragionamento che avevo fatto in un video precedente. Cioè, se io ti do 1 euro e non ottengo nulla in cambio, non ti do il secondo euro, il terzo euro, il quarto euro, aspetto che prima tu mi restituisci, diciamo, sotto altra forma, tra virgolette, l'euro che ti ho dato. Perché la relazione deve essere una relazione di scambio. Le relazioni diventano nefaste, diventano logoranti quando sono relazioni a senso unico. Cioè, non vanno bene per nessuno dei due, perché se trovi una persona che ti dà solo, e anche se tu non ne dai niente, questo continua a darti, non potrai mai innamorarti di questa persona. Proprio non ce la farai. Quindi, come dire, perché è naturale, se questo ti dà, ti dà, ti dà, ti dà, no, e tu non dai nulla, e non ti coinvolgerai. Allo stesso modo vale il contrario, però, se tu dai senza che l'altra persona ti dia qualcosa, non si coinvolgerà l'altra persona. Quindi è importante, diciamo, offrire ciò che vogliamo offrire quando siamo coinvolti. Questo anche ci serve per evitare il senso di colpa, per evitare che poi magari, come dire, uno possa pensare, mi ha lasciato perché non mi sono dimostrato. Nella seduzione o nelle relazioni sentimentali, in fondo è bene dare ciò che ci viene spontaneo dare. E questo è, diciamo, mette anche pace con la nostra parte emotiva, perché la nostra parte emotiva almeno capisce che noi non ci siamo, come dire, opposti all'oggetto di desiderio. Però poi, una volta che noi abbiamo dato, dobbiamo avere la capacità di osservare cosa ritorna, cosa riceviamo, che non deve essere della stessa natura, però deve essere qualcosa che appaga. Cioè, se io ti appago in qualche modo, poi aspetto, diciamo, un appagamento da te, un appagamento delle mie esigenze, qualunque siano le esigenze in natura. Cioè, se io vado dal panettiere e gli do 5 euro, mi aspetto che lui mi dia un corrispettivo di pane per 5 euro, perché se vado dal panettiere
e gli do 5 euro e lui non mi dà nulla, non è che il giorno dopo vado lì e gli do 10 euro. Cioè, prima spese, capisco che la prima volta che ho dato i 5 euro non ho ricevuto il pane di ritorno e non ci vado più perlomeno a comprare quel pane, sarò quel panettiere, andrò a cercare il pane da un'altra parte. E così dovrebbe essere nelle relazioni sentimentali, siamo noi veramente che ci complichiamo le cose. È ovvio che se sono un panettiere e viene uno che un giorno mi dà 5 euro, io non gli do niente in cambio e lui il giorno dopo viene e me ne dà 10 e io non gli do niente, il giorno dopo viene e me ne dà 30, mica sono scemo, cioè lo faccio venire tutti i giorni, tanto non vuole niente in cambio, però questa persona qua si logorerà fondamentalmente e io non sarò poi coinvolto. Quindi il passaggio da una relazione complicata a una relazione semplice è semplice, diciamo così, a livello concettuale ed è nello scambio. Nello scambio, se uno capisce che una relazione funziona quando c'è scambio, se in una relazione, sei bravissima, mi dice Lucia, la ringrazio, se in una relazione non c'è scambio, possiamo definirla una relazione di merda. E quindi a quel punto lì, tanto vale, dopo aver fatto tutti i tentativi, chiuderla, perché se non ricevi nulla. Non puoi, diciamo, continuare come veramente, come andare da un panettiere e continuare a dargli soldi senza ricevere nulla. Quindi lo scambio è alla base della relazione semplice e è alla base poi tutto sommato anche della relazione che funziona, è alla base della relazione pagante. Scambio in tutti i sensi, cioè anche scambio, come dire, di ironia. Se sono ironico con una persona, cerco di fare, che ne so, delle battute, di instaurare un clima favorevole, dall'altra parte torna chiusura, questo manco fa un sorriso se, in nessun modo e non c'è scambio. E quindi anche lì, cioè, lo scambio non è soltanto da un punto di vista fisico oppure da un punto di vista di qualunque, è uno scambio completo. Quindi le relazioni funzionano e diventano semplici e diventano paganti quando la sommatoria, diciamo così, è maggiore delle singole parti, quando in coppia riusciamo a stare meglio che da soli. Invece ci sono persone che quando sono single sono tranquille perché hanno raggiunto il loro equilibrio, si trovano bene con se stesse, non hanno pensieri, non hanno preoccupazioni. Poi iniziano una relazione complicata, tra virgolette, appunto per chissà quale motivo, la complicazione o per gelosia o per questo o per quello, e stanno peggio, cioè di fatto stanno peggio. Sì, certo, vivranno qualche momento, come dire, di passione e di felicità, però che pagheranno a un prezzo carissimo, no? Perché una notte di felicità e poi 10 giorni di agonia. E vuol dire che alla fine stai peggio di come stavi prima, cioè nella relazione peggiori la tua situazione, peggiori il tuo stato d'animo. Allora, che senso ha portare avanti una cosa del genere? O tu lo fai liberamente, dici vabbè, stasera c'è e poi chi se ne fotte quando non c'è pensa ad altro. Allora, questo, se uno riesce a fare questo, allora va bene, perché comunque però non diventa più una relazione di coppia, diventa, come dire, che ne so, una tromba amicizia, una relazione boh, sporadica, saltuaria, dove però non ci devo mettere il cuore, perché se io metto il cuore con una persona che non ce lo mette a sua volta, fondamentalmente, non va bene, non, cioè non funziona. Io lo metto all'inizio per dare la possibilità, come dire, a quell'altra persona di fare altrettanto. E ringrazio sempre Tina. Ma se io ci metto il cuore e dall'altra persona ottengo soltanto altro, diciamo così, ma non ottengo il cuore e dopo un po' devo togliere anche il mio, inevitabilmente. Cioè, devo avere la capacità di farlo, dobbiamo avere la capacità. E quindi cosa significa? Che ritorniamo sempre al punto di partenza. Tutto dipende esclusivamente da noi stessi. Perché come devo avere la capacità di mettere il cuore, devo anche avere la capacità di toglierlo. Dipende esclusivamente da me stesso. Quindi alla fine, se voi andate a vedere, a sfrugugliare in tutti i modi, siamo soltanto noi che possiamo rendere una relazione complicata. Perché la rendiamo complicata quando soffriamo, quando ti do una cosa e non la ricevo. Allora, diciamo che dobbiamo sempre partire da noi stessi. Partire da noi stessi significa accrescere la stima, la fiducia in noi stessi. Perché
Veramente, accrescendo la fiducia in noi stessi, si dà poi fiducia anche all'altra persona. Perché anziché pensare, ah, questo ogni persona che incontra, diciamo, ogni persona che incontra potrà portarmelo via, andrò a pensare il contrario, andrò a pensare, che avrà paura addirittura di interagire più di tanto con quella persona perché io, affinché io possa avere fiducia nei suoi confronti perché ha paura di perdermi. Cioè, è l'altro fondamentalmente, perlomeno tanto quanto noi, che deve avere paura di perderci. Questo è fondamentale, perché se noi abbiamo più paura dell'altra persona, diventiamo l'anello debole della coppia, fondamentalmente. Quindi, il concetto di coppia felice o di relazione felice, che può essere di diversa natura, non è detto che siano soltanto relazioni classiche, possono anche essere relazioni, diciamo, in cui c'è un antagonista con una persona sposata, impegnata, ma questo non importa perché, ripeto, non dobbiamo andare a codificare le relazioni semplici, soltanto relazioni a due in cui si fa tutto in comune. Possono anche essere relazioni a tre, a quattro, non importa il numero, ma l'importante è che noi sappiamo gestire la nostra emotività. Quindi quando la posta è in gioco, dobbiamo sapere cosa stiamo mettendo in gioco e che tipo di relazione dobbiamo aspettarci. Quindi veramente partire da se stessi cosa significa? Accrescere, come dire, il valore che noi abbiamo. E quindi qua ci sono poi diverse modalità, possiamo agire in diversi modi. Intanto un modo fondamentale è quello che noi non è che ci pensiamo sulla base, cioè come valutiamo noi stessi? Molte persone dicono devo aumentare l'autostima, devo fare questo, ma come si aumenta questa autostima? L'autostima che cos'è di fatto? È l'immagine che noi abbiamo di noi stessi. E spesso questa immagine non coincide assolutamente con ciò che siamo. Cioè, se io sono, tra virgolette, diciamo, oggettivamente un po' sfigato, ma credo di essere invece come dire, un grande, una persona di successo, e la mia autostima sarà alta. E quindi vedrò il mondo con questi occhi, diciamo, e le cose andranno così, perché noi non crediamo in ciò che vediamo, ma vediamo ciò che crediamo. Quindi se mi sento un inetto, troverò persone che mi tratteranno da inetto. Se mi sento inadeguato, troverò persone che mi faranno sentire inadeguato. Quindi dobbiamo cambiare l'immagine di noi stessi. Ci sono, ad esempio, forme di meditazione in cui possiamo andare proprio a ricostruire l'immagine di noi stessi, perché la percezione non c'entra nulla il dato reale oggettivo, è tutto qua nella nostra testa, l'immagine che noi abbiamo. E c'è un'altra cosa poi interessante, che è anche l'immagine dell'altra persona. Noi l'altra persona non la percepiamo per ciò che è, ma la percepiamo sulla base dell'immagine interiore che noi abbiamo costruito dell'altra persona. Quindi, se quest'altra persona è un pezzo di merda, ma noi l'abbiamo idealizzato come, diciamo, il migliore del mondo, lo vedremo così. E soffriremo, però soffriremo, perché è una parte che l'ha idealizzato, l'altra parte di noi stessa, che è la parte logica, invece si rende conto più o meno della realtà, le verifiche di realtà le fa, no? Per la parte logica 2 più 2 fa 4, non puoi contare la cucca 2 più 2 fa 7, non ci crede. Ok, quindi ci sono queste immagini, la nostra immagine e l'immagine dell'altro, ma l'immagine dell'altro è un'immagine secondaria, perché parte sempre prima la nostra immagine. Noi andremo a crearci un'immagine mentale degli altri sulla base dell'immagine mentale che abbiamo di noi stessi. Se abbiamo un'immagine mentale di noi stessi di sfigati, gli altri saranno sempre visti come superiori a noi, come più attraenti, con più feeling. Se invece abbiamo un'immagine mentale di noi stessi come persone sicure di sé, persone che sanno gestire le emozioni, persone che sanno vivere, come dire, nel modo migliore le relazioni sentimentali, costruiremo un'immagine degli altri molto più adeguata alla realtà, molto più realistica, e quindi il concetto di fondo qual è? Che dobbiamo imparare a costruirci un'immagine mentale diversa da quella che abbiamo, se quella che abbiamo non è quella adeguata, perché avendo una forte immagine mentale, se poi una relazione non ci va, la chiudiamo. Se una relazione poi non funziona, quando è che non chiudiamo? Quando abbiamo paura, come dicevo prima, di non poter trovare un'altra persona. E quindi è come dei deportati, diciamo, che come dire, piuttosto che non mangiare nulla, si mangiano i topi, però
noi non siamo deportati, cioè se siamo deportati siamo deportati mentalmente. Quindi dobbiamo imparare a ricostruire. Questo possiamo farlo, dobbiamo farlo tutti i giorni, che crearci stati meditativi, delle immagini mentali positive di noi stessi. L'immagine mentale è molto forte perché ha subito un impatto, diciamo, sulla sfera emotiva. La nostra sfera emotiva, anche per persone che non sono visive, è molto condizionata dalle immagini della mente, anche dal dialogo interno, per carità. Sono anche ripetersi come dei mantra, diciamo, in diverse situazioni, dei pensieri valorizzanti, ha comunque un senso ed è comunque positivo. Se poi riusciamo all'immagine mentale a unire, diciamo, il dialogo interiore e unire le sensazioni fisiche, perché quando uno si sente forte, si sente bene fisicamente. Quando ci sentiamo inadeguati, cominciamo lo stomaco ci fa male, o comunque sentiamo una specie di turbinio nello stomaco, qualcosa che non funziona, e tutto contribuisce a peggiorare ancora di più la situazione. Quindi partire da se stessi è fondamentale per far passare una relazione da relazione complicata a relazione semplice. Tutte le relazioni, anche quelle più complicate in assoluto, possono diventare semplici, ma non possiamo sperare che dipenda dall'altra persona, perché chi vive sperando, dice, un problema muore in un altro modo. Quindi dobbiamo agire veramente su noi stessi. E poi non va, dopo che abbiamo fatto tutto, amen, come dire, ce ne faremo una ragione, pensando, poverino, poverina, non sa quello che si perde. Di fatto, come dire, noi troveremo qualcosa di meglio. Ma spesso succede, poi così. Tu chiudi una cosa che sembrava che fosse, diciamo, il non plus ultra per te, e trovi subito dopo qualcosa di meglio, se chiudi con consapevolezza. Ma se invece resti legato senza consapevolezza, troverai solo altre situazioni peggiori ancora. Quindi partire da se stessi è la chiave di volta. Tutto questo lo spiegherò diciamo, in modo più approfondito, dettagliato. Adesso ho dato semplicemente come dire, magari dirò ancora qualcosa, alcune spiegazioni. Comunque tutto questo lo spiegherò venerdì 14 ottobre alle ore 20:45 a Torino, presso il Centro Educatorio della Provvidenza, in corso 3013. L'ingresso è libero e gratuito, però su prenotazione al 333 1511 703. Ripeto, quindi, nel momento in cui vivete una relazione complicata, il primo pensiero che deve passare per la testa è: sono io che in qualche modo la sto rendendo complicata, e quindi sono io che in qualche modo devo renderla semplice. Il primo punto per renderla semplice è partire dalla propria autostima, aumentarla. Come si aumenta l'autostima? Si aumenta costruendo una nuova immagine mentale di se stessi, una nuova immagine mentale, quindi sia dal punto di vista visivo, sia da quello che ci raccontiamo. Noi abbiamo un ipnotista interno che parla costantemente dentro di noi, e sia diciamo, dalle sensazioni che proviamo. Tutto questo farà sì che andremo a costruire un'immagine mentale dell'altro molto, molto più realistica. Svanirà la paura di perdere l'altra persona, perché se la perderemo penseremo che è lui che si è perso qualcosa, non noi, e svanirà anche la paura di non riuscire a trovare altre persone, finita questa storia, e anzi, magicamente l'universo agirà nei nostri confronti per farci trovare sicuramente di migliori, intendendo con migliori più in sintonia, più appaganti, che ci possono dare sicuramente più felicità. Tutto questo lo approfondiremo venerdì 14 ottobre a Torino, presso il Centro Educatore della Provvidenza, 20:45, seminario gratuito, ma prenotazione obbligatoria al 333 1511 703. Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato, diciamo, a questa sessione. E vi do appuntamento a venerdì 14 ottobre a Torino. Ciao!